mia passione per la meccanica è innata fin dall'età adolescenziale. All'università ho seguito il corso di ingegneria meccanica ed in particolare automazione e robotica come specializzazione. E oggi sono qui con il mio team a progettare impianti innovativi per la produzione del vetro auto. Il parabrezza è una delle componenti che noi vediamo sulle nostre autovetture. Nel tempo c'è stata una grossa evoluzione di questo oggetto, da una semplice lamina di vetro che serviva per proteggere il guidatore dagli elementi esterni, quindi il vento o la pioggia, è arrivata ad essere quello che conosciamo oggi. Sono provviste di una serie di elementi tecnologici che possono essere radar, telecamere, nonché anche la possibilità di proiettare tutte quelle che sono le informazioni basilari di guida. Ci arriva una richiesta dal cliente. Un primo lavoro che viene effettuato all'interno dell'azienda è uno studio tecnologico di fattibilità, dove vengono coinvolte più figure dell'azienda. La progettazione meccanica viene effettuata con l'ausilio di strumenti di software di modellazione tridimensionale. Inoltre si utilizzano software di simulazione del movimento. In parallelo parte anche la progettazione elettrica e fluidica dell'impianto. Un altro particolare settore è la progettazione software. Il tutto si completa con una simulazione dell'impianto globale. C'è tutta la fase costruttiva dei particolari, dei quadri elettrici, e successivamente c'è la fase di assemblaggio. E seguiamo le fasi di collaudo presso di noi ed anche presso il cliente finale. L'elettrificazione dei veicoli ci obbliga a sviluppare nuove tecnologie in grado di produrre vetrate sempre più leggere. L'alleggerimento del veicolo ovviamente porta a minore emissioni in atmosfera e maggiore autonomia. L'industria 4.0 poneva al centro del business l'impianto. L'industria 5.0 invece pone l'uomo al centro. La missione è quella di attualizzare le competenze. Le tecnologie sono in continua evoluzione e bisogna continuamente studiare questi nuovi sistemi e comprenderli per poterli padroneggiare.